Buongiorno ragazzi, sono nuovi sul video della XCraft. Allora, ho fatto questo video perché voglio fare una cosa bellissima. In questo video parliamo dell'industria craft, come avete visto, ho fatto il diamond drill. Allora, siccome vi ho detto magari, sì, non è un difficilissimo come certe persone, non dico nome per motivi di copyright, certe persone dicono che è la cosa bestiale da fare. Non è veramente, non è una cosa bestiale da fare. Ma è una buona cavolata, raga. Cosa stava qui? Vabbè, è un po' una cavolata farla. In che senso? Andiamo subito a scoprire come si fa. Allora, il diamond drill, ovviamente, ora io non lo farò. Un attimo, guardo il nano cyber. Che figata fare nel nano cyber. Sarebbe un po' una figata unica. Ah, il ferro. Comunque, sarebbe un po' una figata farlo. Sarebbe un po' una figata. Ok. Il diamond drill è una cavolata. Ci servono 3 diamanti. Questo e questo. Ovviamente questo qua è tutta cavolata, tranne il titanium, che il titanium è già un po' più complicato. Fare questo e fare questo. Come vedete, per vedere i miei chat, mi vengono fuori 8 di questi, me ne sono rimaste 2 e un po' di titanium. Ma non saremo ancora per fare il query più avanti. Questo video lo voglio fare, come avete letto dal titolo, voglio fare un po' di cose delle mie craft, come 4-5 overclock. Un po' di una branch e poi una tall box, poi iniziamo a fare altre cose, dopo vediamo, quando facciamo questo vediamo il tempo che ci rimane. Vi dico che sono in Croazia, sto facendo in Croazia, quindi è una cosa molto carina. Allora, siccome che gli overclock non sarà il primo che ci serve, poi dovremo fare anche altre batterie e quelle cose lì, prendiamo subito un po' di fogli, che i fogli sono una cavolata farli anche questi. Fogli servono per memorizzare gli oggetti. Quindi, allora, vediamo subito come si fa. Overclock si fa con bisogna prendere dell'acqua. Sì, basta usare anche le secchie dell'acqua, della tin, quindi prendiamo un po' di tin. Prendiamo uno stacco. Prendiamo uno stacco da tin. Poi prendiamo un po' di questo, non si sa mai. Aspetta, no, facciamo così. Ok, ne prendo un po'. Questo. Un po' di questo, però dobbiamo ancora bruciarlo un po'. Devo prendere, ragazzi, non sono ancora andato in grotta, ve lo dico già. Quindi dopo facciamo così, andiamo qui e facciamo 1 2 3 4, diciamo 4. Ok, iniziamo subito facendo l'overclock, facendo un po' di electronic circuit, come si fanno in questo modo. Quindi allora noi prendiamo, andiamo qui, prendiamo un foglio, mettiamo uno qui, prendiamo i cubetti. Ecco dove mi erano finite le cose. Ecco, raga, mi sembrava un po' strano. No, il contrario, no, come cavolo che sfoglio. Ok, e come si fanno? Ok, l'incontrario, in effetti si fanno l'incontrario. Allora, tanto scriviamo. E quindi abbiamo già fatto electronic circuit plan, mettiamo questo, andiamo a prendere un po' di altre cose, eccoli qua, facciamo cosa? E poi facciamo uno solo, perché uno solo? Ah, i tubetti, sì, i cavetti, vabbè. Allora, di gomma ce ne abbiamo, di copper ce ne abbiamo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Facciamo, ne ho preso 6, cavolo. Ah dai, ci abbiamo questo. Ah, ma non ne fanno di più, tranquilla. Ok. Ora basta solamente fare così, aspettate, ma no, non sono caduti. Basta fare così, basta fare 1, 2 e basta. Guarda che ci manca. Ancora più cavetti lì, maledetti cavetti. Facciamo 1, 2, 3. Quanti ce n'ha? 4. 4. Ok, andiamo di qua. Aspetta, prendiamo questo. No, questo. La gomma. Prendiamo tutta la gomma qua. E questa la gomma qua. Eccoli qua. Allora ragazzi, in Croazia vi dico già che si muore dal caldo. Io si muore dal caldo, però per fortuna ho salto a scuola. Quindi se riesco a caricare questi video in tempo, le vedrete già. Quindi speriamo. Serve ancora copper, ne prendiamo solo 2. In attesa, ancora in attesa del mio computer.
Ma perché me ne vengono fuori sbagliati, brutti bastardi? Ok, facciamo così. Facciamo così. Ok. No. Andiamo subito a posizionarli di qua. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. E basta. Ok, ne ho fatti 5. Ora cosa ci servono? Allora, intanto vediamo quante ce ne abbiamo noi. 3. Allora, ce ne servono 4, quindi uno possiamo anche toglierlo. Però, se noi pensiamo, allora, uno serve per l'electrofurnace. Sicuramente per l'estrattore, sicuramente per il maceratore, sicuramente no, sì, anche per il compressore, quindi 4 ne facciamo, sì. Casomai più avanti ne faremo un altro, 4. Poi ci servono le lastre, no, ci servono sempre come intorno, quindi 1, 2, 3, 4, ci serve altro copper, no, ne manca uno, ok, so contare, ok, no, ma, no, non so contare, raga, non so contare. Ora facciamo così. Ok, facciamo così. Ma che cavolo? Frequent emitter board. Vabbè, poi, cosa ci serve? No, questo, cavolo faccio. Questo, ci servono 3 di questi qua. Allora, lattine ce le abbiamo. Basta solo che mettiamo facciamo i water cell. Ok, liquid transporter, mettere dentro l'anticello, come si chiama l'anticello? Aspettate un attimo. Allora, ci saranno queste qua, le collant, ok, ma se noi ci mettiamo un secchio di acqua in mezzo abbiamo detto che funziona, quindi ci saranno 4 secchi. 4 secchi di acqua, 4 secchi di acqua, ne abbiamo solo 2, e vabbè, tanto facciamo così. Allora, andiamo a prendere l'acqua. 1, 2. Ok, ho fatto l'anco infinito e ho finito la stanza della Tamcraft, raga. No, la facciamo di qua. Ma mi consuma anche i secchi per caso? Non lo so. Sì, mi consuma anche i secchi. Ok, cavolo, ma se noi facciamo questi qua non è mica meglio? Aspettate. Sì, sarebbe meglio, però dopo bisogna impianarli, nessun problema per impianarli. Non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, non c'è, sì, ci sono problemi, vabbè, li lasciamo qui. Ce n'è un altro, se non mi sbaglio, faccio così, dove vanno là, ce n'è un altro, vabbè. Continuo a fare avanti e indietro fino a quando che non avrò fatti 3, 3 per 4, 4, 8, 12, fino a quando che non avrò fatti 12. Ragazzi, ho quasi finito, ok? Ma che adesso mi lago così tanto per non prendere secchi? Ok. Ah, perché ce ne avevo due allora. Siamo nei momenti laggosi, momenti laggosi che a nessuna persona può piacere. Oh, ok. Ora quelli ce li abbiamo. Oh, ok, mi stavo mandando. 1, 2, 3. Manca l'ultimo. Oh, ok, 4. Ora ce ne restano un po'. Magnima. Magnima, magnima, magnima. Ah, oh, potrò anche fare un sbaglio. Un sbaglio. Ok, iniziamo subito a metterli qua. Uno qua. Uno qua. Uno qua. Uno qua. Sono aspetta. Ok, vero. Ok. Questo è stato qua. Ok. Ora apriamo subito facendo un piccolo esempio. Prendiamo delle semplici rocce e vediamo come ci sta va. Beh sì, togliamo il lag e va molto più veloce. Ok, va ragazzi, va veloce, cioè non c'è da preoccuparsi. Ora abbiamo bisogno di fare l'elettric branch. Come si fa? Facendo una batteria, 4 di qui, 4 steel, ce ne sono 2, nessun problema. Gli steel, basta andare giù a prenderli, dovrebbero aver continuato a bruciare.
Dobbiamo fare una batteria, che me la ricordo benissimo. Comunque, facendo quella roba là che dicevo prima, ragazzi, si consuma un botto di robe. Sta facendo qua. Ma quanta esperienza! E qui... Ah, ho dovuto svuotarlo. Ok, 18 me ne ha fatti. Bella vecchia. Bella vecchia. Continua a baciarti qui, bel bambino. Ciao, bambino. Ora non c'è altro, resta altro che fare delle batterie. Così. Così. E così. Ora però, siccome che io voglio farle imparare, facciamo così e facciamo così. Gioco qui l'area battery, ne facciamo due. Ok, mettiamo così. Aspettate che non mi coda più niente. Ah, sì, advanced circuit, advanced, quello proprio avanzato. Vediamo. No, questo è perché ho elettronico, no, elettronico, quindi ce ne abbiamo già uno. Perfetto. Perfetto, vediamo se è giusto. No, ho sbagliato. Ma no, ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosa, raga. Ok. Finalmente ho sbagliato questi. Ed ecco qua il electronic wrench. Perché l'ho fatta? Perché siccome che di quando ce ne vuole a volontà, ma tantissimo, dico tantissimo per dire veramente tanto. Oh, sì, andiamo a prendere la carne, devo subito bruciare. Così almeno vediamo subito in che maniera. Guardate come sta. Che sì, va già molto più veloce. Beh, mai come quando si caricano con quella nuova energia fatta con il magma. Qui, guardate, ho ricoperto un po' di lago perché era un po' bruttino da vedere, però guarda la velocità della luce, eh. Velocità della luce. Aspettate che se non me lo gira. Ho fatto il jetpack. Mettiamo subito a caricare quello lì. Ecco qua l'electronic wrench. Electronic wrench va molto più veloce. Mettiamoci subito questo così possiamo iniziare a volare. Allora ragazzi, voi mi chiederete perché non vado in grotta. Il semplice motivo che non vado in grotta è perché lago così tanto che muoio. Esattamente. Ok, poi ho l'intenzione di fare. What the heck? Sì. Non so cosa serve, quindi non la faccio. Allora, ho intenzione di fare la toll box. Come si qua? 5 resident iron e una chest. Però, secondo che la canvas back non mi serve. Praticamente non mi serve. No, non mi serve, vero? Cos'è sta roba qui? No, volevo dirvi ragazzi, io volevo vedere questo qua, nano suit, però non è molto difficile, me ne ero accorto. Infatti ho intenzione magari di farlo, boh, scrivetemi voi. Voglio che me lo scrivete nei commenti. Secondo voi ne vale la pena a farlo? Non è sì, ma voi scrivetemelo. Poi cos'è il Gravitol? È una sorta di jetpack, cos'è? Non lo so. Ah. No, c'è dentro il wrench, il tritap e il hoe. Vabbè ragazzi, quando questo... Ah. E da quando abbiamo fatto tutti quanti i tre cose lì, potremmo farlo. Potremmo farlo. Comunque, intanto, volevo dirvi che volevo fare in questo momento il chainsaw. Come si fa? In questa maniera, però ci serve, devo fare sì, i circuiti. Aspetta, questo qua mi... Devo avere una wrench piena, ma... Mettiamola dentro, anche la wrench là, devo finirla. Devo finirla. Allora, praticamente adesso cosa facciamo? No rebattery, electronic circuit, devo fare anche una rebattery. Allora, serve ferro e bastoncini di legno, i cosi di Capitan Findus. Cos'è sta roba? Ah, team, no, cosa? Raffinab. Ok, ci serve copper, il nostro copper. 1, 2, 3. Oh, che bello. Ragazzi, guardate che bella. Quanto mi piace questo lampio. Non mi piace mica, vediamo se abbiamo qui. No, ce l'ho in mano.
Sulla mano c'è uno scheletro che mi dice ciao, come ti chiami? Mi chiamo Luca. Mi chiamo Luca. Che cazzo, dove sono andati i miei copper? Lella. What's my cop? Ah, qui qua. Ok ragazzi, il lag è veramente, toglie veramente un botto di, cioè aggiunge molta noia il lag. Non neanche mi piace ragazzi, però dobbiamo sopportarlo ancora per un po' di giorni. Sono 5. Ok. Quindi facciamo così. Abbiamo fatto. Ora facciamo una bella batteria. Ci serve della team. Team dentro. No. Servono cavetti. Cazzo, finiti i cavetti. Vado a prendere subito la gomma. Ragazzi, sono arrivato qua. Ho ucciso uno di quelli che c'è lì. Cioè, quelli che ti tirano le scosse. E indovinate cosa ho trovato? Biz. Andiamo subito a prenderlo, voilà. Che figata! Che potenza 5. Prendiamo tutto. Con il lago maledetto che c'è. La chest, proprio ci serviva la chest. Che culo. Oh, creeper! Mamma creeper. Vabbè ragazzi, continuo a prendere la mia gomma. Ragazzi, l'ho messo nell'estrattore, è venuto fuori il doppio, perché ce n'avevo su 30-40. Allora, facciamo questo. Stavamo dicendo, bisognava fare i cavetti, quindi ci serve sul copper. Ah sì, e ho già smistato le robe che avevo preso, quindi facciamo 1, 1, 2, 3. Ok, ce ne ho 3, anche se ce ne ho in più, se mi sbaglio. Ok, ora andiamo di qua. No, ora di là. Dobbiamo fare così. Fare così. Fare così. Fare così. Fare così. Devo prendere il copper, molto copper. Comunque, se facciamo così. Tin, ci serve tin. No, ci serve tin, a parte gli scherzi, ci serve tin. Tin. Ce n'è un botto, dove cavolo l'ho messa? I don't know. 1, 2, 3, 4. Ok, devo andare a prendere il team, devo andare in grotta ragazzi, però appena c'è l'altro computer vi mostrerò come andare in grotta. Perché magari voi potete sospettare pure di me. Fate bene a sospettare. No, perché cazzo. Ok. Togliti, brutto bastardo. No, no, non so. Perché ho fatto due batterie? Ma, cioè ragazzi, perché ho fatto due batterie? No, ma sono un pirla. Cos'è questo qua? Refined iron. Refined iron. Oddio. No, refined iron non ce n'ho, è qua. Refined iron. No, è silver. Refined iron. Mi serve uno. Ne brucio un bel po', devo andare in grotta però. Se devo andare in grotta. Ne brucio due. Aspettiamo che arrivano. Uno. Ho trovato anche un'altra roba. Ah, no. Ma, cioè, io ce l'ho, ma sono pirla. Mamma che pirla. Io, no, ragazzi, sono pirla. Sei pirla. Sì, sono pirla. Cominciate pirla. Quindi ora mettiamo una cosa del genere, una cosa del genere e una cosa del genere. No, qui. Ecco qua la nostra chainsaw. Chainsaw. Che non c'è quella diamantata, però c'è la questa. Questa diamante ce ne sono. What the fuck? Una cazzata. Però non so, cioè io sospetterei quanto va. Oh no, 1.000.000 ragazzi, 1.000.000. Quasi quasi sarebbe tipo dire, ok no, io la faccio. Io tipo dico, ma cazzo, questo qua come si fanno? A parte che questi tubetti qua sono un casino e anche i lamp tron crystal sono un casino, togliendo quelli cose lì sono fatti. Energy crystal. Ok. Ora, finito questo, andiamo subito a testarlo. Vado subito a caricarlo. Ragazzi, ora è subito il momento di testare questa meraviglia. Porca zozza incalorita. Ok, va veramente veloce, ora lascia, appena la finiremo, potremo buttare via. E anche il piccone perché ho il drill.
Oh, il drill, e vi dico già che forse per la prossima puntata la farò forse insieme a Pollux, ma non credo, dipende tutto. Se la farò, non mi danno anche le foglie, wow, non pensavo proprio che mi danno, cioè come se fosse uno di quei, come se fosse una forbice, questa roba qui. Sì. Allora, forse farò il query la prossima puntata, forse, però chiedere a Pollux se mi lascerà fare il query. Perché dovrei fare il query, perché siccome abbiamo anche il mega smistamento, e allora giusto per fare il query, devo andare in grotta per mettere dentro questi pezzettini qua. Mettere, no, per mettere a posto il advanced machine là, il machine, come cavolo si chiama. E dovrò fare anche quello per Arena Infinita. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace e ciao ciao!